associazione, questa Fidal, che sembra proprio mettere i bastoni tra le ruote al movimento amatoriale, perché per quanto riguarda i top, quello è un discorso a parte, e la Fidal la porterà avanti come meglio crede. Però dire che chi è iscritto a enti di manifestazione sportiva non può partecipare alle gare FIDA, mi sembra è una cosa che va contro il principio della libertà di movimento. Che poi, ripeto, Mario, andiamo a vedere, cioè, qui ancora parliamo di amatori, ma nel campo amatoriale noi abbiamo Calcaterra che è uscito ma è un top, problema, è un problema top, non è Calcaterra, perché Calcaterra c'ha la sua società. Sì, ma è un top che viene dal mondo amatoriale. Non è che viene da come posso dire, Baldini e così via discorrendo, che magari hanno fatto una preparazione specifica da professionista. Noi parliamo di Giorgio che fa un'attività di taxista. È nato come amatore e continua a fare l'amatore, quindi, di grande livello. Anche il mondo amatoriale può dare dei top, degli atleti che poi vanno a rappresentare la nostra nazione. Certo, certo. Va bene, allora direi che con questo bel collegamento ci fermiamo un attimino con uno stacco musicale e prepariamo il collegamento con Caltasport per sentire che cosa ha da dirci questa sera, ci propongono questa sera Atleti Caltana di percorrere. Pronto Tommaso? Eccolo, pronti. Ciao Tommaso, sono Pino. Ciao Tommaso da Mario. Ciao Mario, ciao Pino. Allora Tommaso, il consueto collegamento che facciamo tutte le settimane per sapere cosa ci propone questa sera l'Atleti Caltana di percorrere, con Samuele e te protagonisti di questa bella trasmissione che riporta in video quello che noi magari portiamo in audio. In audio. Allora, certo. Che ci abbiamo questa sera da proporre ai nostri amici? Questa sera come società si chiama una società poco conosciuta, però a noi ci piace proprio far venire tutti, così si mettono in vetrina. L'altra settimana c'era Villa Guglielmi, questa sera c'è Timorosi Astenersi. Non so se tu la conosci. Sì, la conosco. Sta anche su Facebook. Sì, allora vediamo, stasera parleranno, vediamo, li conosceremo meglio. Insieme al suo presidente Roberto.
Come ospiti abbiamo Massimo Zanetti, che parlerà della gara che ha fatto a Villa Borghese, che scusate, io l'ho fatta. È diventato quasi un ospite fisso Zanetti. Sì, perché sta facendo molte gare, si sta muovendo, ma veramente guarda, il posto è bellissimo, poi vabbè, non è che uno Villa Borghese c'ha bisogno di pubblicità. Certo. Adesso viene anche a pubblicizzare, fa la mezza maratona. La sai? La conosci? Sì, no, quale? Quella che fa tutti gli anni, che l'altro anno è stata fatta qui al quinto municipio. Sì, quella che è stato un disastro con esatto. I vigili. Sì. Che è stata di quella che fa tutta la zona di Ponte Milvio. Ponte Milvio, sì, ritorna da quelle parti. Quella corsa è. Bene. Poi c'è, forse, però mi ha dato forse buca da Roberto De Benedetti, non so che cosa gli è successo, veniva anche lui a parlare della gara della cardio che è stata fatta. Sì, abbiamo parlato poco fa, Tommaso ti interrompo perché abbiamo avuto un bel collegamento radiofonico e telefonico con Roberto proprio poco fa, che abbiamo parlato in generale di quello che sta avvenendo tra il conflitto tra la FIDAL e gli enti di promozione sportiva e la definizione di quello che sarà lo stadio delle Terme, lo stadio Nando Martellini, che ancora non si capisce. Il 16 gennaio ci sarà un bando per assegnazione, vediamo come va a finire, perché lì le cose si stanno ingarbugliando. Comunque sì, ci sarà un bando, vediamo un po' come, basta che riaprono in un modo o nell'altro. Il fatto che se lo prende un privato, poi ne abbiamo pochi, ne chiudono pure qualcuno. Apposta, questo abbiamo parlato ampiamente con Roberto. Ma se c'è un bando, sicuramente se lo aggiudicherà un privato, che farà pagare cifre abbastanza sostenute, sostanziose, per coloro che si vuole allenare. Infatti, sull'atletica come business, non è che ce n'è forse, cioè, no? Guarda che nel campo amatoriale ogni domenica vanno a correre circa 3.000 partecipanti. Se questi 3.000, anche 300 per dire il 10%, si vanno a allenare a Caracalla, belle somme. Tommaso, guarda, allora Tommaso, scusa che interrompiamo un attimino quello che è il discorso degli ospiti questa sera. Stavamo parlando proprio in generale, come abbiamo già detto anche più volte con te, l'atletica leggera. Che allora, intanto facciamo una premessa. Noi come Roma abbiamo la candidatura per le Olimpiadi del 2024, è giusto? Quindi noi abbiamo avuto in settimana, come abbiamo detto con Roberto, un incontro con Pancalli, che è il vicepresidente del Comitato Roma 2024. Io in quella riunione ho fatto proprio un intervento proprio per dire che ci sono dei problemi proprio per l'atletica leggera, perché in generale io parlo, a parte il conflitto FIDAL enti di promozione sportiva, quello che è il futuro dello stadio delle Terme, se ci sono questi problemi. Ma poi andiamo a vedere quello che abbiamo detto più volte anche con te. L'atletica leggera, e abbiamo detto anche con Roberto poco fa, l'atletica leggera è lo sport principe delle Olimpiadi, e su questo non ci sono dubbi, perché è lo sport principe non è né il calcio né altri nella scherma, niente, è l'atletica leggera. Quindi l'atletica leggera, è vero che l'atletica leggera inizia la seconda settimana e chiude proprio le Olimpiadi con la maratona, proprio l'ultimo giorno. E invece andiamo a vedere i media che ci snobbano. Se tu vai sul televideo regionale, a pagina 301 del televideo regionale, ci sono nella pagina dello sport, ci sono elencati a pagina 302 il calcio, poi basket, volley, rugby, baseball, pallamano, vabbè, tutti gli sport, tennis a squadre, tennis da tavolo e ping pong, cricket, hai ragione. C'è badminton, che non so neanche che sport sia, tamburello, bocce, pallamuoto e football americano, e atletica leggera non c'è niente. Allora, ma qui forse bisognerebbe anche allora, aggiungere una voce al televideo. Allora, ci credono o no qui a Roma veramente per queste Olimpiadi 2024? Perché è vero che è una vetrina anche per la città, ma se poi andiamo a fare le Olimpiadi e facciamo come atletica leggera la figura che abbiamo fatto ai campionati del mondo. Però questo, diciamo, non è riguarda il movimento amatoriale. Noi parliamo di un movimento amatoriale, di amatori, quindi quello che riguarda il top dell'elite degli atleti è un problema diverso. Esatto.
esatto, Mario, nostro. Però come detto, se noi non incentiviamo i ragazzi facendogli vedere che a Tiburtino c'è stata una bella manifestazione, una bella, curiamo al Tiburtino che ha portato 1300-1400 persone, lo cominciamo a far vedere in giro anche sullo sport, sui media nazionali o regionali, allora i ragazzi magari si invogliano a partecipare. Ma non c'è business dietro, però Pino, ma l'incentivazione va a cominciare a scuola, va a cominciare nelle scuole, non c'è stata molta visibilità. Certo, ma infatti Tommaso, io ho detto, allora io ripeto quello che ho detto poco fa, magari per gli ascoltatori può diventare noioso, ma noi che organizziamo gli eventi, come la curiamo al Collatino Nostra, curiamo al Tiburtino e così via discorrendo, è uno sforzo sia fisico perché e mentale per prepararlo, perché dobbiamo pensare a tutte le cose, l'organizzazione della strada, la chiusura della strada, i transenne, il ristoro, tante cose che ci sono in giro. E poi c'è lo sforzo economico. Siamo solo noi che portiamo avanti il discorso dell'atletica leggera, ma Tommaso. Nessuno ci sta dietro, nessuno ci sta dietro. Noi siamo gli unici che facciamo l'altra, perciò. E andiamo incontro anche a volte dei deficit finanziari, perché come abbiamo visto ci sono delle manifestazioni che delle corse che non vengono più fatte, magari parlo della Corisulca nel campus e così via discorrendo, perché se non ci sono fondi e se non c'è sta la volontà dei volontari, ecco, come te, come Samuele, come me, come Mario, eccetera, per organizzare queste manifestazioni, andiamo avanti col volontariato e poi siamo snobbati da tutti, perché ti ho detto, se tu vai il martedì sera sul telegiornale regionale, tante volte ti fanno vedere che magari i ragazzi che giocano a calcio fanno vedere che quello che è l'atletica leggera, delle nostre manifestazioni, che ripeto, 3.000 partecipanti ogni settimana ci sono. Esatto, ecco. No, spettatori, come partecipanti. Se tu cominci a farli vedere per televisione qualcosa del genere, può darsi pure che il ragazzo si invoglia, perché lo sport dove non c'è l'attrezzo, dove c'è il calcio, dove c'è il pallone, dove c'è la palletta del tennis, eccetera, diciamo, come allenamento diventa noioso. Però se tu gli fai vedere che ci sono dei belli, appena arrivi, che c'è sta una bella cosa, insomma, un po' di onore, un po' di cose, i ragazzi magari si invogliano, e nelle scuole, come diceva, speriamo, Mario, ma tra noi speriamo che gli diamo una mano a far evidenziare un po' questo sport. Ma sono anni che ci battiamo per questo, Tommaso, e tu lo sai benissimo. Ma devo dire, senti, una cosa importante, che stasera, oltre a questi ospiti, avvengono, che sono venuti già l'altra settimana, due veramente di spessore, perché c'è un convegno nazionale che faranno, pratico e teorico. Sì, l'ho visto la scorsa settimana, sì. Alla Crown Plaza, sì. 28-29 novembre, è un convegno, e stasera verranno da noi Gioacchino Paci, che lo conosce, è un tecnico specialista della FIDAL. Sì. Molto bravo, proprio sulla biomeccanica della corsa, con il corretto appoggio del piede, insomma, è veramente... E viene anche poi Andrea Ceccarelli, il tecnico atleta, poi è stato azzurro sugli 800 metri. Sì, io ho visto anche. Fanno questa manifestazione proprio per conoscere, aiutare questi atleti che hanno bisogno di io ho visto anche giovedì scorso il rappresentante di questa manifestazione. Esatto, quando Ludovico. Dicevo, quando Ludovico gli ha fatto la domanda sul fatto di se c'è una preparazione specifica per quello che può fare la maratona di Roma, che adesso dice che hanno levato il tempo limite, quindi può fare a 10 chilometri al minuto, magari 10 minuti al chilometro, se c'è bisogno di una preparazione, ha detto sì, anche per fare questo c'è sempre una preparazione, perché devi fare sempre 42 chilometri, o camminando o correndo, è la stessa cosa, perché di preparazione ci va, quindi è interessante vederlo anche questa sera, sentire che cosa ci dicono. È molto interessante, sì. Lo sforzo che si fa per correre una maratona, indipendentemente dal tempo che ci metti, è identico allo sforzo che fa quello che la vince, ecco. Perché c'è una legge fisica che dice che il lavoro per lo spostamento, no?
È quello lì, quindi diciamo massa per lo spostamento, quindi quello, tu pesi 50 kg, 60 kg e fai 42 km, devi compiere un certo lavoro. Bravo. Solamente che l'atleta, diciamo il top, quel lavoro riesce a sviluppare una potenza maggiore, quindi... Bravo.